Ciao a tutti ragazzi, sono Yomishan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un video recensione su un manga che devo dire attendevo da parecchio tempo. È infatti una novità della Star Comics e che trovate al prezzo di 4,50€. Eccolo qui. Yona la principessa scarlatta. Come edizione quella classica della Star Comics, come potete vedere, purtroppo non è dotata di nessuna sovracopertina e di nessuna pagina a colori. Infatti la prima pagina è questa qui. Molto bella tra l'altro. Ve ne volevo anche parlare proprio perché volevo sentire anche le vostre opinioni al riguardo. Io ho potuto apprezzare Yona soprattutto grazie all'anime, l'ho conosciuto grazie all'anime. Apprezzai fin da subito la storia, ma anche la grande varietà dei personaggi che compaiono quando andare avanti della storia. Ma soprattutto mi colpì la nostra protagonista. Una protagonista che, devo dire, cresce e matura molto andando avanti con la storia, soprattutto anche a causa di un episodio spiacevole, che ora infatti vi racconterò. Per chi fosse interessato ad acquistare questa serie, dovesse sapere che il primo volume l'ho trovato al prezzo di 1,90€ fino al 28 di ottobre, se non mi sbaglio, il secondo al prezzo di 2,90€ e il terzo al prezzo di 3,90€. Tra l'altro, grazie all'anteprima ho la possibilità di farvi vedere le copertine. Questo è il secondo volume e questo è il terzo. Il secondo, devo dire, è una copertina veramente bellissima. Tratto, devo dire, mi ha conquistato. Forse ho trovato leggermente spigolosi i volti dei personaggi, come si può vedere anche in questo caso. Però per il resto è pulito e da quel che mi avete detto voi, migliora tantissimo con l'andare avanti dei volumi, quindi sono molto curiosa anche di vedere il cambiamento del tratto. La storia, come dicevo all'inizio, mi ha sempre colpito, soprattutto anche per quanto riguarda la nostra protagonista, che viene analizzata molto bene. Lei è Yona, una ragazza, una bellissima ragazza, una bellissima principessa dai capelli color rosso. Il rosso, tra l'altro, avrà un ruolo fondamentale all'interno della storia, ci verrà spiegato ancora meglio andando avanti con i volumi. Grazie, diciamo, al colore rosso dei suoi capelli, lei farà la conoscenza di moltissimi altri personaggi, che daranno ancora più spessore alla storia. Yona, infatti, è l'unica figlia dell'imperatore di Koka e passa le sue giornate in modo spensierato e allegro insieme alla sua guardia del corpo, Hak. Hak, tra l'altro, è un altro personaggio che mi ha sempre affascinato molto. È un personaggio che potrei definire ribelle, ma anche affascinante. È un personaggio che, devo dire, è tenace e forte, ma anche sincero. Quindi, un personaggio veramente interessante, che viene anche lui analizzato molto bene insieme a Yona. Un giorno a palazzo apparirà un altro personaggio. Questo personaggio è il cugino di Yona, Suvon. Lei è sempre stata innamorata di lui, però il padre di Yona è sempre stato contrario e riluttante alla loro unione. Una sera la nostra protagonista assisterà a un episodio spiacevole che le creerà una sorta di shock dentro di lei e tra l'altro la costringerà anche a fuggire da palazzo insieme all'aiuto della sua guardia del corpo, Hak. Da lì la vita della nostra protagonista cambierà radicalmente e vedremo in che modo. Vedremo soprattutto come deciderà lei di rialzarsi e se deciderà di rialzarsi dopo questo episodio. Da qui infatti compariranno moltissimi altri personaggi, come vi dicevo, daranno ancora più spessore alla storia. E quindi Yona è un personaggio che mi ha sempre affascinato proprio anche per questo fatto. Sempre per quanto riguarda le protagoniste che apprezzo per quanto riguarda i capelli rossi, avevo già apprezzato anche la protagonista di Akagami no Shirayukihime, che vi metto qui accanto l'immagine. Anche questo ve lo consiglio tantissimo per quanto riguarda l'anime, poi spero che un giorno decidano di pubblicare anche in Italia il manga. Sarei veramente molto contenta che decidano di pubblicarlo. Il tratto, come vi dicevo, vi faccio vedere infatti alcune tavole, l'ho trovato molto particolare. Quindi io in conclusione ci tengo molto a consigliarvi questa serie, soprattutto per gli amanti del genere shoujo, ma anche per gli amanti del genere fantasy, azione e anche storico, proprio perché è una storia molto particolare e ricca di colpi di scena, ma anche di sentimenti. Bene ragazzi, con questo mi sembra di aver detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha acquistato questo primo volume e se deciderete di acquistarli gli altri in futuro. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!